Facciamo una besciamella light con latte di riso e amido di mais con 60 g di olio, adesso extravergine d'oliva, adesso tostiamo man mano. È difficile girare. Ecco qui, amido di setacciato di mais. Adesso facciamo tostare un po'. Nel frattempo abbiamo messo Questa bevanda di questa riso, bevanda che di chiamiamolo riso. anche latte di riso. Ecco. Praticamente si fa tostare come la farina normale quando si fa la besciamella. Solo che non abbiamo messo né burro, abbiamo messo l'olio di oliva Sì. extravergine e l'amido di mais. Adesso Adesso intanto si scalda intanto si scalda il latte. di riso. Adesso poi prendiamo una frusta, perché Vedete, si gira. da non farlo bruciare, si tosta un po' come l'altra farina. I grumi non ce n'è. E andiamo avanti così. Sì, Qualche minuto. qualche minuto. Adesso è già 2 minuti. Penso che vada bene. Poi mi prende la frusta che comincio a mettere il latte un poco per volta, perché devo disfarle. Sempre latte di riso, eh? Sì. Questo che il grumi non ce ne sono. Finisci di mettere il latte. Sì, intanto scalda anche l'altra. Ecco qui tutto il latte. Adesso mettiamo il sale, sì, e la noce moscata. Intanto qua Sì, è ancora ancora, acceso, sì. Vedete? Una bella grattata di noce Una bella moscata. grattata di noce moscata, il sale ce l'abbiamo già messo. Adesso continuiamo a girare. Poi quanto è ultimata, sì, mettiamo un po' di pepe appena macinato. Ok, basta così. Puliamo bene anche la paletta perché c'è l'amido di mais. Adesso devo quanto deve cuocere. Basta 5 minuti da quanto bolle. Finché non arriva alla consistenza desiderata, che si rappende un po'. E poi per ultimo aggiungi qualcosa d'altro. Metto una bella manciata di parmigiano grattugiato Ok. quando la metto fuori dal fuoco.
Adesso qualche minuto e poi vediamo la consistenza. Come si vede, ha cominciato a bollire e già si presenta più densa. Più densa. Adesso la faccio cuocere 10 minuti, 5 minuti va bene. Diventa un po' più densa. Poi metto tutto quel parmigiano che era 50 grammi. Se volete si può mettere anche del formaggio che fonde dentro. Ma si può mettere anche colorare, si può mettere lo zafferano. Secondo quello che dovete fare potete personalizzarla. Come si vede non ha un grume, eh? Non ha grumi? No, proprio niente. E basta stare dietro. È come quando si fa la crema e la besciamella normale. È lo stesso come si fa la besciamella normale. È un po' troppo morbida. Va bene, facciamo qua, c'era un po', sì. Diventa un po' più dura. Ecco qui la consistenza. Non è tanto soda, però adesso poi raffreddando. Adesso fra poco, è già quasi 10 minuti che cuoce. Adesso metto parmigiano e la chiudo. Così adesso il parmigiano fonde.